Bella a tutti ragazzi, qui è Ricky e oggi siamo qui con una nuova serie, una specie di player review di giocatori ma impostata in modo diverso. Oggi partiamo col protagonista delle ultime giornate di Serie A e non solo, Paolo Dybala. Lo vedete inquadrato lì a sinistra? Oggi vi spiegherò dove utilizzarlo, le caratteristiche migliori che ha e poi vi lascerò anche a qualche clip abbastanza bella nel finale di video. Sicuramente forse il miglior modulo per utilizzare Dybala è quello che usa Allegri. Sicuramente COC dietro la punta Higuain, libero di giostrare in tutta la formazione, in tutto il modulo. Qui lui riesce a servire Higuain, riesce ad inserirsi, riesce a servire le ali col suo magico sinistro. Diciamo che qui è libero di variare, però vi posso assicurare che si può utilizzare anche in altre posizioni del campo. Secondo me, ragazzi, si può utilizzare anche come falso 9, un po' alla Messi. I paragoni sono dovuti, questo è logico. Però secondo me qui è ottimo perché sfrutta sempre i soliti inserimenti e poi ha un buon passaggio corto, dopo vi dirò le caratteristiche nel dettaglio, ha un buon passaggio corto da sfruttare per servire magari i giocatori in maniera ottimale. Non vedete gli altri giocatori come Higuain, Bernardeschi e via dicendo, li ho messi fuori ruolo, vi sto facendo vedere solo Dybala. Logicamente ragazzi può giocare anche nel 4-3-3 tra parentesi 4, cioè dietro la punta, ma qui diciamo che siamo vicini al 4-2-3-1 come schema di base. Chissà se su FIFA 18 quest'anno tornerà di moda il 4-2-2-2, cioè con i COC, vedremo. Potrebbe giocare anche qui, o magari esterno alto nel 4-3-3 classico, perché è molto veloce Dybala, è un gran dribbling. Però non lo so, io lo preferisco in mezzo al campo, vi dico la verità. Adesso passiamo ragazzi alle caratteristiche nel dettaglio e vi spiego un po' le cose migliori che secondo me ha Dybala. Allora ragazzi, spiccano sicuramente il 91 di agilità, veramente un giocatore brevilineo, impressionante, 89 di velocità, anche una buona posizione d'attacco, la visione la conosciamo. Poi ragazzi, andando avanti, ha un buon passaggio corto, ma il passaggio lungo non è spettacolare, 71 come valore, quindi utilizzatelo più per passaggi corti, stile tiki-taka, che non per lanci lunghissimi. Poi se serve lo potete utilizzare. La potenza tiro non è male, 82, però secondo me è meglio l'effetto, cioè i tiri a giro, perché vedete ha 88 di effetto e quindi va alla grande. Buona finalizzazione 85, con le carte in forma e via dicendo potrebbe salire tantissimo questo valore, non lo sottovalutate. Il cross 80, vi ripeto, meglio nei passaggi corti, secondo me. Poi ha un buon tiro al volo, 88, quindi provate i tiri da fuori spettacolari. E poi ragazzi, vedete, ha 4 stelle mossa abilità, quindi veramente potete fare tantissime giocate skillate con lui. L'unica cosa, ragazzi, è che ha 3 stelle piede debole. Cercate di andare sul sinistro, non ve lo devo dire io, però è una cosa fondamentale, perché sul destro non è il massimo. Certo, qualcosina la sa fare, però preferisco sul sinistro e penso lo preferiate anche voi. Non è altissimo, quindi non lo sfruttate per i colpi di testa. E ragazzi, ha un ottimo work rate, alto medio. Quindi in attacco, sia come COC sia come ATT, qualora lo metteste, è veramente ottimo. Veramente può sfruttare il Warcraft. Niente, ragazzi, io direi che come panoramica generale ci siamo. Io adesso vi lascio alle clip. Ragazzi, se volete altri video del genere, mi raccomando, raggiungiamo i 200 mi piace. Vi porto qualche altra spiegazione su qualche altro giocatore. E niente, iscrizione al canale, passate per tutti i social che trovate in descrizione e io vi lascio alle clip e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!